Non si possono contare le lune che brillano sui suoi tetti, né i mille splendidi soli che si nascondono dietro i suoi muri. Questa è la comune e triste storia di due donne che vivono, crescono e lottano a Kabul. Sul divano, con le mani tra le ginocchia, Mariam fissava i mulinelli di neve che turbinavano fuori dalla finestra. Una volta Nana le aveva detto che ogni fiocco di neve era il sospiro di una donna infelice da qualche parte del mondo, che tutti i sospiri che si elevavano al cielo si raccoglievano a formare nubi e poi si spezzavano in minuti frantumi, cadendo silenziosamente sulla gente. A ricordo di come soffrono le donne come noi, aveva detto, di come sopportiamo in silenzio tutto ciò che ci cade addosso. Certe zone del mondo ammettono la violenza sulle donne. È fondamentale sapere per poi, in futuro, evolvere. Ma siamo sicuri che in Occidente questo fenomeno sia del tutto assente? In Europa, 62 milioni di donne tra i 15 e i 70 anni subiscono o hanno subito abusi. In Italia, circa il 27% della popolazione femminile è vittima di violenza domestica. E come si fa a essere consapevoli, a imparare? Vivendo, ascoltando e leggendo. Checking the minster. I knew that you